Dalla lettera di San Giuda Apostolo. Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, agli eletti che vivono nell'amore di Dio Padre e sono stati preservati per Gesù Cristo, misericordia a voi e pace e carità in abbondanza. Carissimi, avevo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra salvezza, ma sono stato costretto a farlo per esonerarvi a combattere per la fede che fu trasmessa ai credenti una volta per tutte. Si sono infiltrati infatti tra voi alcuni individui i quali sono stati segnati da tempo per questa condanna, empi che trovano un pretesto alla loro dissolutezza nella grazia del nostro rinnegando il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Ora io voglio ricordare a voi che già conoscete tutte queste cose, che il Signore, dopo aver salvato il popolo dalla terra d'Egitto, fece perire in seguito quelli che non vollero credere e che gli angeli, che non conservarono la loro dignità, ma lasciarono la propria dimora, egli li tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del gran giorno. Così Sodoma e Gomorra e le città vicine, che si sono abbandonate all'impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura, stanno come esempio subendo le mene di un fuoco eterno. Ugualmente anche costoro, come sotto la spinta dei loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzando il Signore e insultano gli esseri gloriosi. L'Arcangelo Michele, quando in contesa con il diavolo, disputava per il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: «Ti condanni il Signore». Costoro invece bestemmiano tutto ciò che ignorano, tutto ciò che essi conoscono per mezzo dei sensi, come animali senza ragione, questo serve a loro rovina. Guai a loro, perché si sono incamminati per la strada di Caino, per sete di lucro, si sono impegolati nei traviamenti di Balaam, e sono periti nella ribellione di Core. Sono la zozzura dei vostri banchetti, sedendo insieme a messa a mensa senza ritegno, pascendo se stessi, come nuvole senza piogge portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, due volte morti, sradicati, come onde selvagge del mare, che schiumano le loro brutture, come astri erranti, ai quali è riservata la caligine della tenebra in eterno. Profetò anche per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue miriadi di angeli per fare il giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà che hanno commesso e di tutti gli insulti che peccatori empi hanno pronunziato contro lui. Sono sobillatori e pieni di acredine e agiscono secondo le loro passioni. La loro bocca proferisce parole orgogliose e adulano le persone per motivi interessati. Ma voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Essi vi dicevano: alla fine dei tempi vi saranno impostori che si comporteranno secondo le loro empie passioni. Tali sono quelli che provocano divisioni, gente immateriale, privi dello Spirito. Ma voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attenzione.
attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti, altri salvateli strappandoli dal fuoco, di altri infine abbiate compassione e con timore, guardandovi perfino dalla veste contaminata dalla loro carne. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e nella letizia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza, prima di ogni tempo, ora e sempre. Amen. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Bene, proseguiamo i nostri incontri di adorazione alla scuola delle lettere cattoliche, come abbiamo pensato di fare per quest'anno pastorale, dopo aver meditato sulla lettera di San Giacomo, apostolo, uno dei due cugini del Signore, e dopo aver visto le due lettere di San Pietro, oggi è la volta dell'altro cugino del Signore Gesù, tra l'altro fratello di sangue di San Giacomo apostolo, che è San Giuda, detto anche Taddeo dagli Evangeli. È una lettera molto breve, abbiamo ascoltato il primo ed unico capitolo, un pochino lungo, ma è soltanto questo capitolo che forma tutto un insieme e che è bene meditare complessivamente, quindi senza dividerlo, perché l'argomento è unitario. Il titolo di questa meditazione è appunto Combattere per la fede. San Giuda scrive alla sua comunità ammonendo i suoi figli in Cristo e quindi discepoli del Signore a fare attenzione al rischio di perdere la fede, la comunione reciproca, attraverso l'opera, diciamo così, sobillatrice, pervertitrice, se vogliamo, da parte di alcune persone dissolute che cercavano allora di reintrodurre nella comunità cristiana i vizi di cui qui ampiamente si parla e che si capisce benissimo nel contesto trattarsi di vizi impuri di tutti i tipi e di tutti i generi. La sua lunga rassegna, San Giuda fa riferimento veramente a tutte le specie quasi dei peccati impuri, conservando una certa sobrietà di linguaggio, ma facendo comprendere con la serietà e la gravità di questo punto assai capitale della vita interiore. E la nostra fede, ci fa comprendere San Giuda, è soggetta a un combattimento, chiaramente non è un combattimento come quello che si combatte tra gli esseri umani, richiede armi fisiche, non richiede spargimento di sangue, ma è un combattimento interiore, un combattimento spirituale. Questa lettura è quanto mai adatta al tempo di Quaresima, che è appunto il tempo in cui la Chiesa ci invita a considerare, a ricordare che la vita cristiana è un lungo combattimento che dura fino a quando dura la vita, contro lo spirito del male. E come sappiamo, delle tentazioni, le prime e più forti, anche se più grossolane forme di tentazione, sono quelle che cercano di attrarre i nostri sensi, simboleggiati dalla tentazione del pane che ha avuto Gesù, la prima contro la quale ha combattuto con il severissimo digiuno a cui si è sottoposto 40 giorni di seguito. E qui si fa riferimento a questa specie di peccati, quindi gli allettamenti carnali, la gola, i peccati che si commettono con gli occhi. Ecco, noi è molto facile oggi comprendere che su questo punto è difficile conservarsi integri,
perché il tasso di corruzione della società in cui stiamo è elevato e per cui occorre non soltanto fare attenzione agli infiltrati, come diciamo qui San Giuda, ci sono infiltrati tra voi alcuni individui, ma qui purtroppo mi sono in mezzo a provocazioni continue, a scandali continui, insomma, a comportamenti che vengono fatti passare per normali, ma che normali non sono affatto, e che rischiamo purtroppo di, in qualche modo, a forza di vedervi in giro, di sentirvi, di vederli considerati come cose normalissime, abbiamo il pericolo della suefazione. Ecco, San Giuda con il suo linguaggio un po' forte, a tratti anche oltre che severo, insomma, addirittura rigido, ci ricorda che dinanzi a questi tipi di possibili peccati le conseguenze sono estreme, sono gravi. Non si tratta, ecco, di bugie dette per scherzo o per scusa, insomma, no, che sono piccoli peccati, ma si tratta di cose molto molto gravi che corrompono anzitutto l'anima, la coscienza, e fanno perdere la fede, ecco. E l'altro, San Giuda invita a non stupirsi di questo, perché impostori che si comportano secondo le proprie passioni, che cercano di persuadere anche chi vive la vita dei figli di Dio, ci sono sempre stati, purtroppo, e sempre ci saranno. La loro azione non si limita a cercare di corrompere i costumi, ma anche, un'altra cosa molto seria, a provocare divisioni all'interno della comunità cristiana. Questo tema delle divisioni è ugualmente un tema molto grave, perché, come sappiamo, Gesù ha detto esplicitamente che i suoi apostoli si riconoscono, i suoi discepoli, dall'amore che hanno gli uni per gli altri, e ha pregato ardentemente, prima di iniziare la sua passione, per l'unità della sua Chiesa, no? Ecco, tutte quante le volte che noi non riusciamo a essere strumenti di pace, di conciliazione, di comunione, no? Qui davanti a Gesù, nel silenzio, è necessario che ci facciamo un esame di coscienza, no? E siamo in qualche modo dalla parte dei nemici di Dio. Diavolo in greco significa letteralmente colui che divide, colui che ci mette gli uni contro gli altri. Allora, occorre fare attenzione, ecco, perché San Giuda ci ricorda una cosa: attenzione che la tattica del nemico, usata attraverso infiltrati oppure altri sistemi, è duplice: o corrompere attraverso il malcostume, la lussuria, la nostra anima, quindi farci degradare in maniera grossolana, oppure distruggere, ecco, le comunità cristiane attraverso il tarlo della discordia, della divisione, non solo le comunità cristiane, ma anche la comunità civile. Anche la nostra comunità civile ha bisogno di unità, di unione, di coesione, di concordia, ecco, che tutti siamo chiamati a costruire, contribuendo per quanto possiamo sempre in questa direzione, sapendo che in questo facendo saremo sempre dalla parte di Dio, non del nemico di Dio. La lettera si conclude con una bellissima esortazione a costruire l'edificio spirituale sopra la santissima fede, a perseverare nella preghiera e a conservarsi nell'amore di Dio. Cosa significano queste espressioni? La nostra santissima fede l'abbiamo ricevuta nel battesimo, ma va alimentata, va fatta crescere. Ecco, questo lo facciamo attraverso il nostro personale impegno di dedicare tempo a conoscere meglio la nostra fede, ad ascoltare qualche buona catechesi, qualche buona omelia che ci faccia crescere, che ci la consolidi, che ci confermi, che ci aiuti a non perderla dinanzi alle minacce del mondo. La preghiera, lo stesso la preghiera, è un impegno
tipicamente cuore di male, che abbraccia tutto quanto la nostra esistenza e che richiede da parte del corpo dei fedeli costanza e perseveranza. La preghiera non è una cosa che si fa, come a volte oggi, climi un po' malati di individualismo sentimentale, si sente dire io prego quando me la sento. La Chiesa non ha mai insegnato questo, no? Ha raccomandato che si prega tutti i giorni, almeno la mattina e la sera, e la preghiera pubblica della Chiesa, che la liturgia delle ore, prevede una preghiera rivolta al Signore in ben 5 distinti archi temporali della giornata, ben definiti tutti i giorni, perché non può essere lasciato a caso, perché se lasciamo la preghiera siamo soggetti molto ai pericoli e alle minacce delle tentazioni. Conservarsi nell'amore di Dio, cioè custodire la vita di grazia. Noi abbiamo ricevuto dal Signore la grazia santificante e questa va custodita. Va custodita con la confessione frequente, va custodita con la comunione frequente, con una vita che cerca di stare lontano da ciò che offende il Signore da vicino, a ciò che lo glorifica, a ciò che gli dà gusto e gloria, soprattutto le opere buone, le virtù e ogni altra cosa di questo genere. Infine un'ultima esortazione rivolta anche a ciascuno di noi, e qui occorre fare un pochino di attenzione: convincete i vacillanti, salvate quelli che stanno ballando, ecco, per precipitare nel fuoco, però gli altri abbiate compassione con timore, guardandovi perfino da una veste contaminata della loro carne. Cosa significa questa cosa? La nostra fede può e deve essere testimoniata. Ci sono delle persone che vacillano, che hanno qualche dubbio e che a volte possono e devono essere confortati dalla nostra testimonianza, ecco, di coerenza nella fede. Altri strappateli dal fuoco, ci sono delle persone, forse vicine a noi, che rischiano la dannazione, rischiano di perdersi, e possiamo strapparla non soltanto con la nostra preghiera, ma anche con la nostra vicinanza fraterna e a volte anche con la nostra testimonianza coraggiosa della fede, anche raccontando la nostra esperienza di riavvicinamento al Signore, di conversione, perché possano essere edificati e trovare in noi speranze. Ci sono però purtroppo delle persone che sono chiuse alla grazia di Dio e si vede. Però dobbiamo guardarci dalla tentazione di, come dire, voler per forza convertire tutti ad ogni costo, che è un pensiero che viene specialmente alle persone che si riavvicinano al Signore magari dopo un tempo di lontananza, o che comunque approfondiscono la loro fede, no? Sono presi dal desiderio buono in se stesso, che tutti possano vivere quello che stanno vivendo, che si possa condividere col maggior numero di persone possibili. Però c'è sempre un limite. Il limite è la libertà delle altre creature che Dio stesso rispetta. Se una persona non ne vuole sapere, anzi mantiene un atteggiamento ostile, l'unico atteggiamento è quella della compassione. Quindi io soffro con te, prego per te e temo anche per te, nel senso che compassione con timore significa quel dolore che può derivare dal timore che una persona completamente chiusa purtroppo possa fallire l'obiettivo della salvezza e quindi mettere a repentaglio la propria anima. Ci sono dei casi in questo prima di imparare meglio è, in cui non è la nostra parola nemmeno le nostre opere che possono avere la forza di cambiare le situazioni, ma solo la nostra preghiera. Bene, adesso facciamo un pochino di silenzio davanti a Gesù Eucaristia e ci chiediamo come e quanto le tentazioni di cui abbiamo parlato prendono il nostro cuore e soprattutto come stiamo vivendo la nostra vita cristiana, come stiamo custodendo la grazia, come stiamo nella preghiera, come stiamo nell'alimento della fede, nelle opere.
la concordia con tutti, il perdono verso tutti e nella testimonianza della nostra fede. Chi ha incontrato Gesù lo testimonia, chi non testimonia Gesù si vergogna, ancora deve crescere nell'amore e nell'amicizia con Lui per prendere coscienza che stare con Lui è il tesoro prezioso, nulla vale tanto quanto la sua grazia e la sua presenza, e quindi è facile in questo senso, quando lo abbiamo per primi vissuto, testimoniarlo a chi è disposto e desidera ascoltare e con noi condividere la perla preziosa. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento.